Ovviamente la prospettiva storica è interessantissima, io cercherò di, invece di appiattire sul presente, ma ovviamente le soluzioni che vi indicherò tengono conto della prospettiva storica. Perché cercherò di... perché vorrei darvi delle soluzioni. È complicatissimo perché Giuliano Amato, che se ne intendeva, perché lui ha fatto parte della commissione che ha descritto i trattati, ha detto che i trattati principali, sono stati scritti in modo da risultare incomprensibili, ma non incomprensibili al cittadino comune, a cui sono incomprensibili quasi tutta la legislazione attuale, perché deriva da quella europea, perché è tutto scritto in maniera da essere comprensibile. Incomprensibile non quindi al cittadino comune, ma incomprensibile ai parlamenti, incomprensibili ai governi, incomprensibili salvo sforzi sovraumani, persino ai ceti professionali e burocratici che se ne occupano settorialmente, perché la portata, l'impatto complessivo di questa normazione in realtà è ignoto. È ignoto a chi l'applica, perché occorre una chiave di interpretazione unificante che ci fa capire che il meccanismo è abbastanza semplice. Grosso modo,